Eccoci ritrovati nella terza giornata di campionato di Serie B per seguire la Maxitalia Jumbofis. Un saluto a tutti da Riccardo Giacomelli e benvenuti sul canale della Pallavolo Sestese. Sabato scorso abbiamo osservato nel nostro girone D il turno di riposo, quindi per non perdere il ritmo abbiamo organizzato un'amichevole con la Hokkaido Bologna, squadra anch'essa a riposo, ma nell'altro girone, il C. Sono stati giocati 5 set a cui hanno preso parte tutti i giocatori del roster. Alla fine ci siamo aggiudicati 4 frazioni, divertendoci e sperimentando qualche novità. Purtroppo gli incontri del nostro girone, che dovevano disputarsi in Emilia, causa maltempo non si sono giocati e sono stati rinviati a data da destinarsi, ma vediamo nel dettaglio quello che è successo. Gli incontri non disputati sono Spezzanese Firenze Volley, Sassuolo San Martino, Reggio Emilia Cecina. Si è svolto regolarmente tutto il resto. A Genova il Cus ha perso per 3-1 da Santa Croce, Pontedera ha perso 3-2 in casa da Castelfranco, la Spezia ha avuto la meglio su Grosseto per 3-2, Camaiore ha vinto nettamente per 3-0 contro Parma. Noi abbiamo riposato. La classifica, per quanto detto zoppa, inizia a prendere forma e ad avere un senso solo in vetta in fondo per le squadre con 2 incontri all'attivo, con la Spezia e Santa Croce in cima a 5 punti. Genova e Parma invece sono in fondo a 0. Prima di proseguire vi chiedo di iscrivervi al canale spuntando la campanella e, già che ci siete, non dimenticatevi di lasciare un bel like, che per noi e per la nostra crescita è davvero molto importante. Grazie di cuore. L'impegno di stasera a Grosseto, rimontato dalla Spezia la scorsa settimana, richiede la migliore Maxitalia Jumbofis per portare a casa punti preziosi per la classifica. Gli altri incontri in programma questo fine settimana sono i seguenti: Santa Croce Castelfranco, la Spezia Reggio Emilia, Pontedera San Martino, Spezzano Genova, Sassuolo Firenze, Cecina Parma. Riposa Camaiore. Vediamo i roster delle squadre. Per la Maxitalia Jumbofis Sestese abbiamo: col numero 1 del campo, 2 Giampietri, 3 Ammannati, 7 Carminati, 9 Catalano, 10 Della Volpe, 11 Bruni, 12 Marchi, 14 Goncalves, 15 Corti, 17 Giachetti, 18 Pavesi, 22 Facchini, chiude col 49 Giacomelli, allenatore Stefano Marchi. Per la invicta sul Caffè Grosseto abbiamo invece col numero 1 Lazzaretti, col 3 De Matteis, 4 Caldelli, 5 Cordano, 6 Corridori, 7 Massetti, 8 Pellegrino, 9 Alessandrini, 11 Barbini, 12 Gigi, 13 Rossi, 14 Lorenzini, 15 Ielasi, 19 Fiorini, 20 Benedettelli, 21 Spignese. L'allenatore è Fabrizio Rolando. A dirigere l'incontro sono stati designati rispettivamente come primo e secondo arbitro i signori Gabriele Farnesi e Alessandro De Martini. Tutti pronti quindi per il fischio d'inizio? Buona partita e sigla! Eccoci qua con un qualche minuto di ritardo dal Palasport di Marina di Grosseto. C'è stato un piccolo problema tecnico, adesso risolto. Stiamo registrando questa partita perché la connessione non è delle migliori. A farmi compagnia nella telecronaca abbiamo Alfredo Goncalves. Ciao Alfredo.
Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ai nostri tifosi appassionati di questo bello e bellissimo sport. E speriamo di portare a casa questi 3 punti. Per ora Grosseto è partito bene, siamo 5-1 per la squadra di casa. Vediamo di rimettersi in pista, sono molto consistenti i nostri avversari. Dobbiamo solo ingranare la marcia giusta, vediamo di uscire, dai. Prendere un po' le misure, certo. Col muro. Primo errore in battuta da parte della squadra di casa, dai, 5-2. Vamos! Va a servizio terminato. Si prende tutto il tempo come al solito, battuta al salto per lui, bella questa palla, Spignese prende bene. Provano il pallonetto ma è basso. Ci ha provato Pellegrino, però della Volpe è salito altissimo. Terzo punto, Maxitele Giambofis, ancora a camminare. Dai ragazzi, forza! Il servizio si frange sulla rete, 6-3 Grosseto, dai siamo lì, forza. Buona ricezione, terminati, corti, primo tempo. Benissimo Giampietri al centro, grande palla, Sì. Dai. Anticipato bene, aveva mura a 2, ma bello anticipo, palla a terra. È lo stesso Giampietri che si prepara a servire. Sulla diagonale. Muro un po' distante dalla rete, non riesce a contrastare l'azione avversaria. 7-4. Camminati corti, finge il primo tempo, prova Catalano dall'esterno ma c'è il muro che chiude la strada. 8-4 Grosseto. Di cui 5 punti e errori nostri, quindi dobbiamo stare più concentrati, muro di difesa e soprattutto in attacco, che siamo ancora un po' giù. Riescono a prendere questo lungo linea di Della Volpe, c'è il muro là dentro! Forza ragazzi, dai! Bello questo muro, sì. Vicino rete, schierati in tempo, bravi. Adesso è il nostro palleggiatore Corti che si prepara a servire. Azzitalia Giambofis 5, Grosseto 8, primo set. Buona centro. Palla, lunga, attenzione, sempre muro. Troppo anticipata questa palla da parte del numero 13, Andrea Rossi. Ancora a corti, vediamo se insisterà sul lungolinea, magari sempre verso l'opposto, così è. Bella questa diagonale di Pellegrino da posto 2. Nono punto per la invicta Sol Caffè Grosseto. E adesso è De Matteis che si prepara a servire per la squadra di casa, il centrale è 2,10 m, una vera colonna portante per Grosseto. Ammannati, corti, su, Della Volpe, bello questo diagonale, non si prende nonostante il muro schierato a 2.
9-7. Buona reazione da parte nostra dall'1-5, però ancora ce n'è di strada da fare. Sì, sì, Riccardo, speriamo che ora il nostro capitano faccia un bel break con le sue battute. Dai, forza. Bella questa battuta, buona anche la ricezione. E bravo Rossi. Finge in lungo linea, invece prende la palla con la mano destra esterna, tira al centro. Mette giù il decimo punto per Grosseto. Giamboffi sotto, Grosseto 10, a servizio Giacomelli. Buona al flotto in diagonale, un po' lunga questa ricezione, il muro non riesce a smorzare. 11° punto Grosseto. Molto potenti i nostri avversari, che hanno perso 3-2 alla Spezia la scorsa settimana. Si vogliono sicuramente rifare quest'oggi, però dall'altra parte c'è la Max Italia Giamboffi, sebbene questa ricezione di Della Volpe con Corti che apre per Catalano, pallonetto, ci regalano però palla ancora Catalano. Prova i mani fuori, ma la ribattuta resta dentro il campo della Max Italia Giamboffis. 12° punto Grosseto, peccato, Alfredo. Purtroppo il nostro palleggiatore non ce l'ha sentito di aprire la palla in quattro. Catalano aveva già un muro a due addosso. Sì, forse un'azione un po' scontata, il muro sì. È riuscito a schierarsi in tempo. Pignese benedice la palla per Rossi che si prepara a servire. Questa volta però il servizio è fuori. Nono punto Max Italia Giamboffis. Va a servire Andrea Catalano, dai, sì. Speriamo. Un altro battitore forte del nostro. Bella questa palla, buono anche la ricezione. Dai 3 metri, rimane un po' alta questa palla che esce fuori. 13-9. Peccato. Qualche errorino di troppo da parte dei nostri. Il pallonetto, questa palla però tocca l'asticella fuori. Doppia cifra per la Max Italia Giamboffis. Mi sono accorto che sto invertendo gli scudettini, ora li rimetto a posto. Allora facciamo così, ecco, ora il punteggio va bene. Secondo giro palla anche per Carminati dopo Catalano. Battuta corta, praticamente ci regalano il pallone e Della Volpe sale altissimo, diagonale stretta da fosso 4, 11
quindicesimo punto Max Italia Gianboffi. Dai ragazzi, dai che li ripigliamo. Dai. Approfittiamo Carminati in battuta. Dai. Ce l'ha un bel repertorio. Buona ricezione di Stignese, primo tempo al centro, c'è De Matteis che non trova una valida opposizione a muro da parte della Mazzitale Gianboffis, 14-11 Grosseto. Ammannati corti della Volpe, c'è Catalano in Bader che riprende la ribattuta. Volpe che trova un pallonetto in controtempo, ma il pallone gli scappa fuori. Peccato, 15-11, ci eravamo rifatti sotto, ma adesso siamo a meno 4. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, l'arbitro fischia. Pellegrino. Zona di conflitto tra Ammannati e Carminati. Il pallone sfila 16-11 Grosseto. Chiamato da Marchi per cercare di rimettere un po' a posto le cose, qualche errorino di troppo in questa prima fase che ha condizionato un po' l'andamento dell'incontro, però consistente Grosseto, è una bella squadra, si sapeva, buon assetto in campo. L'abbiamo studiata bene, però dobbiamo essere più veloci nelle chiusure, specialmente a muro. Sì, sì, Riccardo, loro sono entrati bene con le battute, in attacco, posto 4 il loro posto, che è un bel giocatore, centro stanno usando poco, però le poche palle in cui hai servito al centrale sono stati loro consistenti. Noi purtroppo finora il muro non sta rispondendo all'altezza dell'avversario. Carminati, Corti e la Volpe, stavolta si va di potenza. Pieghiamo le mani del muro avversario e mettiamo giù il 12° punto. Adesso serve tanta consistenza per alzare il livello. C'è la schiena di Catalano. Bravi i padroni di casa a dettare il gioco, migliori di noi senz'altro, almeno fino adesso. Carminati, Corti. Di giustezza la mette di là, di prima intenzione. Dentro, ma cosa ha deciso l'arbitro?
capito che sia successo, comunque chiaramente il punto è nostro. Palla in o palla out? No, no, era dentro. Sì. Infatti poi viene assegnata la palla a sesto, evidentemente il secondo che era lì a un metro ha aggiustato. Questo muro di Catalano che prende il tempo agli attaccanti di Grosseto e riporta la Max Italia Jumbo Office a meno 3. Ancora c'è tanta strada da fare. Ancora Corti al servizio. Forza ragazzi. Prova a spingerla in fondo ma il pallone scappa via. 18-14. Mannaggia, non ci riesce di prendere il pallino del gioco. Alessio De Matteis, centrale di Grosseto, Ammannati, Corti, Catalano, pallonetto, non arrivano, pallone a terra. Bravo Andrea a prendere in controtempo la difesa avversaria per il 15° punto. Non riusciamo a recuperare, siamo sempre lì a meno 3, meno 4. Soprattutto non riusciamo a fare più di due punti di fila. Squadra ben messa in campo, quella di casa di Patrizio Rolando. Bello questo pallone. Devono regalarcelo, solo che adesso dobbiamo concludere. Corti, Giacomelli riescono in qualche maniera a controllare il pallone. Conclude Pellegrino sulle mani del muro che non chiude correttamente, il pallone spizza via, punto ancora per Grosseto. 19-15. Peccato, peccato Riccardo. Peccato, su queste palla gratis. Dobbiamo essere più incisivi, più veloci. Siamo un po' troppo telefonati in questa fase. Possiamo fare molto meglio, lo sappiamo, ma siamo un attimo frenati, dobbiamo alzare il livello. Carminati, Corti, ancora per Carminati, lungo linea, riescono ancora a gestire, ancora il muro non riesce a contrastare, un pallone passa nel mezzo, non chiude benissimo, 20-15. Il problema nostro stasera è la difesa, che è un po' più il pallone da chiedere. Della Max Italia Jumbo Office, vediamo di entrare in partita. Ammannati. Secondo time out chiamato da Stefano Marchi della Max Italia Jumbo Office, che adesso è a meno 6. Non riusciamo a decollare, siamo frenati. Non sta funzionando stasera il muro. Muro, difesa e di conseguenza l'attacco. Va bene, dai. È appena iniziata la partita, ci siamo dentro del match. Un po' più di testa. Sì, sì, è proprio una questione di testa. Dobbiamo fare meglio, dai ragazzi, forza. Camminati, non perfetto percorso, ancora camminati. La difesa che latita su questo attacco di Grosseto. 22-15.
avversari. Proprio sì, è una questione di testa, non ci siamo. Prova con un cambio, esce Carminati, entra Del Campo. Set point da sfruttare, il nastro gli dà anche una mano. Finisce il primo set 25-15 per Grosseto con la Max Italia Jumbofis, così che sì, Riccardo, purtroppo non riesce a trovare il bandolo della matata, non giochiamo. Purtroppo il primo set non è stato ben eseguito con tutto il fondamentale, difesa, muro, attacco, battute. Battute forse un po' meglio, siamo andati bene. Sì, però... battute un po' meglio, ho visto un paio di errori e basta, se mi ricordo bene. Però il resto è tutto da rivedere. Dai, forse dopo il lungo viaggio su Grosseto bisogna prendere un po' le misure, svegliarsi. Però bisogna farlo alla svelta, perché intanto il primo set è già andato, quindi 1-0 per la squadra di casa. Ci sentiamo tra un paio di minuti per l'inizio del secondo set. Presi. Primo set non pervenuti. Sì, è un po' la squadra che è calata. È un po' la squadra che è calata, però dai. Vediamo adesso di rimettersi in pista. Però bisogna azionarla subito, perché intanto il primo set è andato, adesso bisogna giocarsi bene quest'altri. Vedo Marchi che sta dando indicazioni ai ragazzi. Ne hanno bisogno. Eccoci qua per l'inizio del secondo set. Adesso abbiamo alla nostra destra tutto bene preso. La squadra di casa, eccoci a posto, che conduce un periodo. È un periodo. Incontro per un 7-0. Ora pensiamo ai nostri ragazzi, con un calo netto si riescono a uscire di questa buca alla fine del e trovare le giuste misure del primo set. Comunque Grosseto sempre avanti, 3-4 punti, tranne poi dilagare nel finale dove ha chiuso a +9.
Adesso vediamo se la Max Italia Jean Bofis entra in campo con la giusta concentrazione. Servizio per gli ospiti, Agnese, bene, la Volpe e Corti. Rischio dell'arbitro in ritardo su una conclusione che aveva giudicato in un primo momento come toccata dagli avversari. Mentre invece il pallone si era stampato sul nastro. 1-0 Grosseto. Servito Jelasi. Ancora una disattenzione al centro. 2-0 Grosseto. Non partiamo così però, se no non andiamo da nessuna parte. Ancora Jelasi al servizio, lunga su della Volpe. Fuori di pochissimo questo appoggio a pallonetto. 3-0 Grosseto. C'è subito un cambio, esce Carminati per far posto a Del Campo. 3-0 Grosseto, secondo set, primo set vinto sempre dalla squadra di casa. Ancora Jelasi nella sua serie, lungo su della Volpe, il pallone non tocca il soffitto, primo tempo di Corti, in qualche maniera gestiscono, porta forte, e la Volpe dentro, benissimo, bravi ragazzi, dai. Giocano molto di potenza i nostri avversari, giocano molto di potenza, però in queste prime battute sembra che riusciamo in qualche modo a poter prendere le giuste contromisure. Vediamo di continuare. Sì, sì, speriamo che con rientro di Del Campo a posi Carminate il posto 4 riesca a essere più incisivo. Con un Del Campo che ancora non è in condizione, ma bisogna iniziare a giocare. Errore al servizio, 4-1 Grosseto. Bene Ammannati, Corti e la Volpe, mani fuori, non c'è tocco. Cominciamo anche noi a tirare forte e il muro di Grosseto non chiude benissimo. 4-2. Ma inseguiamo ancora. Gian Pietri, lock per lui. Spignese non benissimo. Muro al centro, non chiude benissimo. 5-2 Grosseto. Alessandrini al servizio. Aspetta il fischio dell'arbitro che tutto sia a posto. Ancora al banco del segnapunti c'è qualche problema. Si ritarda un attimo a mettere il pallone in gioco, ecco, dovrebbe essere tutto pronto, il secondo alza le mani e quindi si riprende il gioco.
come detto, con Alessandrini al servizio. Ammannati, Corti e la Volpe però ricevono i nostri avversari. Dai 3 metri, Pellegrino la mette giù, precisa. Mi serve Muro, 6-2 Grosseto. Stanno giocando una bella partita i padroni di casa, devo dire. Però noi non mettiamo la giusta attenzione, specialmente sulla prima linea di difesa. Ancora Mannati, Corti, Giacomelli. Riusciamo a metterla giù. Terzo punto, Max Italia, Gian Boffis, ma che fatica. Adesso è Corti a servire per gli ospiti. Questa volta c'è il Muro a contrastare. Il nostro Muro tocca. Peccato, serve chiudere meglio lì. Su quelle soluzioni bisogna essere più veloci. 7-3 per Grosseto. Questo secondo set. De Matteis. Salto flop. Del capo. Corti. Ricezione, dai, ingraniamo. Ancora riescono a smorzare e a rimandare di là la palla, però è ancora nel dominio di Grosseto. Con la forza la rimandano di là. C'è una respinta da parte della nostra difesa, ma il pallone spizza fuori. 8-3 Grosseto. Sono preparati bene i nostri avversari dopo la sconfitta alla Spezia per 3-2. Timidi segnali di ripresa della Max Italia Gian Boffis, ma nonostante questo siamo sotto di 5 punti. Non riusciamo a giocare al nostro standard, al nostro livello. Merito anche di una formazione di casa che riesce a tenerci lì. Però dobbiamo scioglierci e essere più veloci. Serve un gioco più dinamico, più avvolgente. Siamo un po' prevedibili, sono piuttosto veloci i nostri avversari. Però una volta messi alle corde mostrano anche loro qualche limite. Dobbiamo solo alzare un po' il livello e giocarcela di più. Catalano questa volta. L'azione è molto più veloce e i risultati si vedono. Quarto punto per la Max Italia Gian Boffis. Della Volpe a servizio, sbuccia la palla che rimane sul nastro, peccato. Nono punto per Grosseto. A servizio Cordano. Aiutato dal nastro, mette giù il decimo punto. Il palleggiatore della squadra di casa è una new entry, arriva da Civita Castellana, lo conosciamo bene, l'anno scorso lo abbiamo affrontato, però lui vestiva la maglia di Civita. Adesso gioca qua a Grosseto.
sulla diagonale, Giacomelli al centro, spara giù di rabbia, un missile, quinto punto per la Max Italia Jean Boffis, che però è a meno 5 e deve scalare una montagna anche in questo secondo set. Va lo stesso Giacomelli a servire. Mette giù per Rossi, l'opposto della squadra di casa, 11-5 Grosseto. È proprio Rossi che si prepara a servire. Mannati corti per Catalano, scivola Spignese. Ho fatto anche un pochino male alla caviglia e cercare di andare a prendere questo pallonetto di Andrea Catalano, che ha messo giù il sesto punto. Speriamo non sia nulla di grave per Spignese, sarebbe un peccato per la squadra di casa. La partita è molto bella, chiede un attimo probabilmente di essere, prendersi una bomboletta di ghiaccio, un po' di ghiaccio, eccolo. Dovrebbe essere solo una leggera storta, dai. Soffica ancora un po', però se la sente di rientrare. Dai, ok. No, non se la sente alla fine, c'è il cambio di libero. Entra col numero 12 Francesco Gigi al posto di Edoardo Spignese. Purtroppo Riccardo c'è troppa umidità in campo, quindi è anche un pericolo per il giocatore farsi male gratuitamente. È perché è proprio scivolato, si è visto come se ci fosse stato bagnato umido. Basta poco, ha fatto uno scatto per andare a prendere quel pallonetto di Catalano e è rimasto lì, si è girata la caviglia e adesso sta provando a muoversi. Sì, sì, anche durante il riscaldamento si vedeva che c'è qualcosa che non va, ecco, che si scivola e non deve essere una, non è normale, non si può giocare a pallavolo in un campo in cui non riesce manco a stare in piedi. Proviamo a approfittare della situazione, vediamo. Forte dentro negli ultimi centimetri, una bella azione da parte della squadra di casa. 12-6. Anche il nuovo entrato, il libero, secondo libero, ha dato il suo contributo con questa bella ricezione sul servizio missile di Andrea Catalano. E la Volpe, Corti. Da parte nostra. 13-6 e time out chiamato da Stefano Marchi. Non ci siamo. Purtroppo no, Riccardo. Purtroppo no. Ancora non ci siamo, dai.
e ora è il momento, se no poi si entra in una spirale negativa. Abbiamo iniziato a giocare solo a piccoli sprazzi, ma contro questo Grosseto non basta, ci vuole, come avevamo detto anche nel prepartita, la migliore Max Italia Giambotti, se sicuramente questa non è. A servizio il centrale Emanuele Jelasi per la squadra di casa, numero 15. Salto float per lui. Qualche protesta. Chiede di ripetere il servizio. Si fa sentire Alessandrini. Bravi ma un po' nervosi i padroni di casa, se c'è stato un errore dell'arbitro. Dovrebbero esserci problemi, si spiega l'arbitro anche con Ferdinando Della Volpe. Deve essere tutto chiaro adesso, si ricomincia col servizio di Grosseto, però sempre sul punteggio di 13-6. Perché hai scivolato Gian Pietro? Tanto Spignese sta provando alla mobilità della caviglia, la leggera storta, ecco, lo vediamo qua a destra del teleschermo, numero 2. Ho capito che è successo, eh? Ah? Sì. Se tutti a posto. Il campo è un po' scivoloso, i Mopperini si stanno dando tanto da fare, però c'è da aggiustare il referto elettronico con questa cosa. Dai, speriamo la situazione si risolva bene presto. Intanto i ragazzi stanno palleggiando in attesa che tutto si sistemi e che l'arbitro riavvi la partita.
Spogliatoio non si cammina in spogliatoio. Spogliatoio? Non si cammina. Ah, perché, è umido? No, è tutto un infortunio, si scivola. Molto scivoloso il campo, è molto umido qua a Marina di Rossi. Lo spogliatoio ci sono le docce, anche si può anche capire, ma qui ancora qui dal palasport di Maria di Grosseto in attesa che ricominci il secondo set, fermo sul 13-6 per la squadra di casa e l'invicta Sol Caffè Grosseto contro i nostri ragazzi e la Max Italia Giamboffis Estese. Il gioco è fermo da alcuni minuti per un problema sul terreno di gioco che è piuttosto scivoloso, sono già state un paio di storte. Una Spignese libero di Grosseto, un'altra a un nostro giocatore, a Gianpietri. Gianpietri però sta palleggiando, quindi direi ok. Spignese invece non riesce a continuare a giocare al 100%, vediamo se comunque rimarrà in campo o se lascerà il posto al secondo libero a Gigi. Intanto si aggiusta sul reperto elettronico la situazione. Appuntare l'eventualità, purtroppo. Operini al lavoro per asciugare il più possibile tutta la società impegnata a asciugare, direi nemmeno per una colpa, per un dolo di Grosseto, ma è proprio l'umidità con la pioggia di questi giorni che rende questa atmosfera carica di acqua. Quindi potenzialmente tutto ciò che è qui in superficie, qui in palestra, diventa più scivoloso. Camminandoci sopra non sembra granché, però con gli scatti che vengono fatti dai giocatori può cominciare a diventare rischioso, perché mancando il terreno sotto i piedi questo può creare dei grossi problemi alle articolazioni, con la particolare asciugatura della società adesso dovrebbe essere tutto più a posto. Dai, vediamo se si può riprendere questa partita. Sono già alle 10 minuti alle 10 di sera. Thank you.
Bene, l'arbitro riprende posto nel suo gabbiotto, stiamo ormai per ricominciare questo secondo set interrotto sul 13-6 per un'asciugatura massiva del campo a seguito di un paio di infortuni, quello più grave occorso a Spignese che nel tentativo di prendere un pallonetto di Catalano si è storta un pochino la caviglia. Dovrebbe essere nulla di grave, però con una fasciatura rigida adesso il massaggiatore prova a rimetterlo in campo. Si ricomincia con Grosseto a servizio con gli Elasi. Da riaggiustare anche il tabellone elettronico. 13-6, eccolo, dovremmo essere vicini alla ripresa del gioco. Eccoci, dai, fischio dell'arbitro e si riprende dopo la vincita. Eccolo, 13-6 Grosseto, forza ragazzi, dai, Ielasi, nel campo, Corti all'indietro, pallone direttamente fuori perché tocca il nastro, 14-6 Grosseto, un buono questo intervento in attacco. Ancora Ielasi. Siamo sotto di 8 punti, il divario è grosso, bisogna riuscire a prendere l'ultimo treno di questo secondo set della Volpe Corti. Questa volta mani fuori del campo. Palla spinta. Andiamo di furbizia. Dai ragazzi, dobbiamo girare l'inerzia di questo incontro. Buona ricezione, Cordano, primo tempo. Non riesce il riflesso di Gianpietri che si trova la palla sul petto. 15-7 Grosseto che mantiene il grande vantaggio sulla Mazzitalia Giambofis. Pellegrino. Battuta al salto, Ammannati, Catalano e la Volpe, c'è il muro di De Matteis, 16-7, secondo time out chiamato da Marchi, Mo. Non ci siamo Riccardo, non ci no, siamo. No, ci siamo. Mi sa che Max Italia Giambofis stasera è rimasta a sesto Fiorentino a Firenze. Tanto bravi Mopperini al lavoro a tenere asciutto il campo. Comunque da dire che a loro stanno funzionando tutto Riccardo. Attacco, difesa, muro, battute. Sì, no, no, sono anche no. Bravi, però diciamo che gli permettiamo di fare il loro gioco. In quelle poche occasioni in cui abbiamo spinto e fatto qualcosa di un po' più veloce, sono entrati un po' in difficoltà. Bene su lunga linea. Questa volta Gianpietri anticipa una palla ricevuta lunga, mette giù il gol. Ottavo punto, solo sprazzi però per gli ospiti. Padroni di casa sono avanti di 8 punti. Ora tra un punto e l'altro i Mopperini si daranno un grande affare. Gianpietri al servizio.
Mateis, bravo il nuovo entrato al posto di Spignese, Gisi, secondo libero, giovanissimo, si fa notare per la precisione dei suoi interventi. Intanto Gian Pietri ancora, Pellegrino ritarda, ma riusciamo a difendere, vediamo di concludere, bella volta, finge il lungo linea, alla fine mette la diagonale al centro, 10-6. Se iniziamo a giocare un pochino, insomma, dobbiamo però alzarlo sto livello, ne siamo capaci, però stasera la Max Italia John Boffis ancora non si vede. Bene Gian Pietri sul nuovo libero, Pellegrino fa la spinta, non dobbiamo sprecare corti, della volta ancora mani di De Matteis che non arriva in tempo, un po' lento De Matteis in questa occasione, undicesimo punto Max Italia Gian Boffis, e Rolando chiama il suo primo time out. Max Italia Gian Boffis che forse comincia a ringranare, Alfredo. Speriamo, Riccardo, speriamo. Abbiamo fatto un break di 3 punti in battuta. Una bella difesa di Gian Pietri, quindi speriamo. Dobbiamo riuscire a smorzare le conclusioni forti della prima linea d'attacco dei padroni di casa, dopodiché la cosa si fa un po' più facile. Però anche l'attacco deve essere più pulito, più incisivo, più veloce. Ancora Gian Pietri sul nuovo libero che riceve benissimo, Cordano, il nastro ci dà una mano, Corti, della Volpe, pallonetto, Giacomelli, Corti, diagonale, ancora riceve Grosseto, questa diagonale stretta del numero 9 Alessandrini. Bella la conclusione, rimasta dentro per un niente, 17-11 per la squadra di casa. E adesso va a servire il numero 9, lo schiacciatore Alessandrini. E la colpa su del campo, la prende con la punta delle dita. 18-11, peccato, duriamo tanta fatica per conquistare qualche punto. Comunque Riccardo, da sottolineare il loro posto, davvero un bel gran giocatore, tra attacco, difesa, muro. No, ci siamo tanto, no? Della Volpe, questa palla tocca il soffitto. 12° punto. Di là questo pallone, 19-12, a servizio De Matteis, c'è un cambio, esce De Matteis, entra Massetti, esce il centrale, entra uno schiacciatore. Non arriva in tempo, 13° punto.
pronto Max Italia Giambofis. Ventesimo punto per Grossetti. Andrea Cordano al servizio. Giacomelli sale altissimo, mette giù una verticale, 14° punto. Siamo sempre a troppi punti di distanza. Bruni, nostro centrale numero 11. Questa palla si abbassa all'improvviso su Massetti. 15° punto. Bello il servizio di Bruni, si è visto proprio il pallone che alla fine è caduto in verticale. Flot tirata magistralmente. Vediamo se insisterà ancora su Massetti, sì, così è. Poi interviene. Guarda di potenza. Con fallo, si tocca la rete con la mano. 21° punto Grosseto. Errore da parte dei nostri, peccato, eravamo riusciti a riprendere questa palla. 21-15 Grosseto. Errore per il numero 13 Rossi, opposto, che lamenta una leggera scivolata, mi pare. Al momento dello stacco. Bella l'azione, bella la diagonale, il pallone è uscito di pochissimo. 17° punto Mazzucale Giambotti. Ancora Andrea Catalano a servizio. Prova a fare la palla corta, però inspiegabilmente la prende troppo sotto, il pallone va fuori. 22-17. Di nuovo il turno di Emanuele Jelasi. Nel campo Corti va dietro della Volpe. 18° punto Max Italia Giambofis a meno 4. Del campo, pallone che non scende più, però arriva in fondo, pallonetto, la rimandiamo di là in qualche modo, la gioca però Grosseto, Cordano sul numero 9 Alessandrini che da posto 4 si inarca e mette giù una diagonale al centro, molto bella, 23-18 per la squadra di casa, serve più muro, più attenzione. Buona l'azione dei padroni di casa, dai! In battuta adesso è il turno di Pellegrino.
primo tempo, però di fatto regaliamo palla ancora a Grosseto. Pellegrino. Set point Grosseto. Ancora Pellegrino a servizio. Lorenzo Giampietri a servizio. Buona ricezione di Gigi, Cordano, pallonetto. Veniamo presi in controtempo, 25-19. Secondo set, forse un po' meglio del primo, ma questa non è la Mazzu Italia Giambofis che siamo abituati a vedere. Un gran peccato. Continuiamo un po' a fare gli stessi errori, abbiamo fatto qualcosina di meglio, ma ovviamente non basta. Andiamo a cercare adesso la reazione, dai. Sì, ci siamo provati alla fine del primo set, ma come sempre il loro posto, un bel giocatore. Fra attacco di prima e seconda linea, mette giù tutto il pallone. Quindi. Poi sono molto veloci. Dobbiamo riuscire a difendere meglio. La pausa, se vi piace questa telecronaca, di metterci un bel like, di iscrivervi al canale, di spuntare la campanella, state con noi per divertirvi con la Mazzu Italia Giambofis estesi, anche se stasera siamo un po' appannati e vabbè, non sempre possiamo riuscire a essere al top. Però ancora nulla è perduto se non i primi due set di questo incontro qua a Marina di Grosseto, contro una forte invicta Grosseto, ben messa in campo dall'allenatore Fabrizio Rolando. Però diciamo, quando in qualche occasione siamo riusciti a metterla alle corde, ha mostrato qualche limite, però sta portando a casa la partita. Partita condizionata anche da due piccoli infortuni, una al libero della squadra avversaria, una al nostro centrale di più lieve entità. Si ricomincia col terzo set e con la Mazzu Italia Giambofis estese che gioca alla nostra destra. S-
Serata un po' problematica per le riprese video, per la poca connessione, per un inconveniente tecnico all'inizio della telecronaca. Però la partita comunque è bella, vincente. Deve finire di scendere in campo la squadra ospite. La squadra di casa invece sugli scudi. Bene a Mannati. Corti, Catalano, mani fuori, 1-0, Mazzutale Giambocco. Vediamo di partire più a sprombattuto. Lorenzo Giampietri al servizio. Non per ma riesce Cordano a indirizzarla in primo tempo al centro, 1-1. Yalasi al servizio. Città Grosseto va un po' più in difficoltà, però dobbiamo riuscire a tenere alto un livello e questa sera finora non ci siamo riusciti, almeno con costanza. Corti, peccato, il pallone rimane dalla nostra parte, muro non perfetto, 2-2. Servizio per i padroni di casa, Pellegrino. Bene della Volpe, Corti, Giacomelli, mani fuori. No, riescono a prenderla, bravissimi i padroni di casa, devono però regalarci il pallone, va chiusa adesso. Prova Cordano di prima intenzione, Corti. Catalano regala palla, però adesso trovano loro. La palla è stata toccata due volte, è giusto la decisione dell'arbitro, 3-2 Grosseto. Giusta la decisione dell'arbitro sul tocco di rimbalzo e poi dopo è andata a prenderla in bagher. Ancora Pellegrino, 3-2 Grosseto. Amannati, infezione un po' troppo lunga, muove la squadra di casa, 4-2. Più morbidi su questa ricezione, palla forte, bene così Amannati, Corti, Catalano, questa palla bassa, se l'aggiustano, Corti, però di fatto regaliamo il pallone. Muro staccato dalla rete, 5-2. Anche un po' di disattenzione nella difesa. Non dobbiamo buttarci su, bisogna provare a reagire in tutti i modi.
riesce Giacomelli a ordinarsi per tirare, tocca con due mani, ovviamente viene fischiata doppia, ingenuità, viene fatti sostituto Giacomelli da Bruno. Da 2-1 per la Mazzitale Giambotti, siamo a 6-2 per Grosseto. Volpe battuta a salto, ancora rete. Volpe a tre Grosseto, capo Marchi. Punto Mazzitale Giambofis, Bruni. Pallone fuori. Rincorsa molto veloce di Bruni che tira forte. Palla passa abbastanza alta dal nastro per la velocità che aveva e purtroppo rimane fuori. De Matteis, lungo linea Mannati, Marchi, primo tempo, e Gian Pietri gioca Arezzo ancora. Serve Muro. Intervento in acrobazia, 9-4 per i padroni di casa. Intanto chiamato da Stefano Marchi. Non eravamo partiti male nei primissimi punti, però siamo di nuovo sotto di 5. Serata davvero storta. Credo quasi mai di aver visto la Mazzitale Giambofis se stesse in questa difficoltà. Anche perché Grosseto fa diligentemente una buona palla al volo, ma gioca in maniera abbastanza semplice. Non è fuori stavolta. Sono veloci, consistenti, ma non è che giochino una pallavolo champagne. Comunque bene così per loro, perché stanno comunque conducendo e portando a casa l'incontro. Più che altro è demerito nostro che non siamo ancora entrati in partita, non riusciamo ad essere consistenti. Pallone regalato, questi sono palloni che di solito dobbiamo chiudere.
Marchi, vediamo di farlo adesso, Marchi, questa volta il tocco al centro di Gian Pietri porta i suoi frutti, sesto punto, però sono tutti punti vinti così, in maniera un po' fannosa, fortunosa, non di potenza, non di precisione. Soffitto, dobbiamo ridare di là il pallone che comunque abbiamo controllato, dobbiamo chiudere col muro, dieci sei per Grosseto. Servizio Catalano, bene la ricezione dei palloni di casa, col muro schierato appoggiano la palla, prova Marchi per Gian Pietri, adesso è lungo il campo che però viene letto e murato molto bene dai padroni di casa, 11-6. Cordano a servizio della Volpe, Marchi, Catalano, pallonetto, non parte Gigi, prova a coprire Pellegrino ma non riesce nell'intervento, settimo punto Mazzitale Giambofis che prova a carburare. Studiando la situazione del campo, vediamo va a battere su Gigi, mani fuori di Pellegrino, 12-7. Rossi Marchi, Catalano, prova in lungolinea ma il pallone è sceso fuori, 13-7. Un altro errore della Mazzitale Giambofis. Dai ragazzi, concentrati, su. Questa volta il servizio va in rete. Ottavo punto Mazzitale Giambofis, che sofferenza, facciamo troppi pochi punti, loro ne fanno di più, non c'è niente da fare. Gian Pietri, buona la ricezione, primo tempo, ma c'è Dormitano nel mezzo, non c'è copertura, sulla smorzata a muro, 14-8. Maggiore attenzione sulle palle spinte.
10-8 per i padroni di casa, debacle della Max Italia Jean Bortis fino a questo momento. Elasi al servizio per il padrone di casa e la Volpe. Marchi, primo tempo, rimettiamo di là, ma di fatto ce la regalano Marchi in bagher e la Volpe fa la spinta. Questa volta il pallone è fuori, per nostra fortuna, di pochissimo. Nono punto Max Italia Jean Bortis. Matteo Corti, Marchi, chiedo scusa, Matteo Marchi al servizio. Non riesce a coordinarsi Alessandrini, pallone in rete. Secondo punto di fila, una rarità stasera. Dieci Grosseto. Max Italia Jean Bortis 10, invicta Grosseto 15, terzo set. Bella questa diagonale, 16-10 di Pellegrino. Su Pellegrino, Marchi, nella Volpe diagonale, bellissima. Dovrebbe essere questo il gioco nostro, queste dovrebbero essere le nostre azioni. Però purtroppo Riccardo, non siamo in serata. Ancora della Volpe al servizio, bene questa volta su Gigi che prende questa bordata, palla altissima, il muro si può schierare. Ma il punto è di Grosseto, 17-11. Ingenuità su questa palla altissima, controllabile da parte dei nostri, peccato. Soprattutto onestà. 17-12, comunque si può sbagliare, infatti anche i giocatori di Grosseto non protestano. Si prende una munizione a Mannati che deve aver avuto una reazione che non doveva avere. Questo è sbagliato, non si deve fare. Si riparte sul 17-12, Grosseto ampiamente in vantaggio e in controllo della partita. Serve un po' un miracolo per i ragazzi di Marchi per riuscire a girare le sorti dell'incontro. Bruni al servizio. Questa volta la rincorsa non è così veloce, prova a battere sul libero Gigi, che non ha
percezione su una flop sempre insidiosa da parte di Bruni. Vediamo se insisterà sul giovanissimo libero. Così è, questa volta riceve meglio, anzi no, allunga. 9, non riescono a giocare il pallone. 14esimo punto sesto e Rolando chiama il suo primo timeout. In questo terzo set, ancora Grosseto avanti di 3 punti, quindi bene in controllo. Sesto che prova le ultime chance per poter riagguantare in qualche modo la partita, ma è dura. Bruni, vediamo se Rolando avrà dato indicazioni per andare a dare una mano a Gigi nella ricezione, altrimenti Bruni con molta probabilità insisterà lì. Infatti si sono avvicinati, si potrebbe anche tentare una zona di conflitto dietro a De Matteis. Vediamo cosa sceglierà di fare Bruni. Continua da quella parte, infatti vanno ad aiutarlo. Pellegrino, una botta forte, mani fuori. 18-14 Grosseto, che adesso deve pensare solo di chiuderla. Invece sesto deve pensare di mettersi a giocare, come sa. De Matteis a Mannati, Marchi della Volpe. Pallone del tennese, niente da fare, 19-14, un po' in tutti i reparti stasera non si va. Ancora De Matteis al servizio. Ammannati, Marchi. Che si avvita e mette all'incrocio delle linee in fosso un avversario, il 15esimo punto. Andrea Catalano. Buona recezione, Cordano. Spinta, ma la rimandiamo di là, serve un buon muro, veloci, ci regalano palla, Marchi, questa volta del campo, tira all'ultimo momento sulle mani del muro, mani fuori, 16esimo punto, Maxi Italia Giambofis. Buono servizio, non riescono a tenere la palla che tocca il soffitto, 17esimo punto Maxi Italia Giambofis, che piano piano si è rifatta sotto. Padroni di casa, noi stiamo tentando di rientrare in partita, ma la strada è lunga. Andrea Catalano. Volpe, Marchi, Gian Pietri al centro, non è murato, 18esimo punto.
Siamo ancora a meno due. Nel corso della partita non siamo mai stati avanti se non all'inizio del terzo set per 2-1. Nel campo Cordano, primo tempo, prova a Mannati a immolarsi, 21esimo punto. Riusciamo a riemergere. Ci vuole davvero un miracolo per la Mazzitale Giambocchi su stesa. Nel momento in cui possiamo concludere, altrimenti gli avversari sono bravi a girare l'azione e a metter giù palloni. 6 match point per i padroni di casa. Seto, e la mette dentro con un tocco di 3.
sconfitta per 3-0, peccato. Bravi. Una bella squadra di casa che gioca una pallavolo come ci aspettavamo, bella, importante, più che altro consistente, però una Maxitalia Giambofis questa sera non c'era in campo. Loro posto è una cosa impressionante. Praticamente secondo me ha vinto da solo il loro posto. Sì. Bravi tutti, ma lui tra muro, attacco, difesa, battuta, una cosa fuori da normale. Complimenti a lui. Sì, davvero. Bravissimo, Rossi. Ci ha fatto la partita e niente da fare. Dovremo rifarci nel prossimo incontro. Giocheremo a Reggio Emilia sabato prossimo. Niente, la chiudiamo qui e ci diamo appuntamento a sabato prossimo per la trasferta di Reggio Emilia. A Riccardo Giacomelli e un salve Smaia, Alfredo Netto. Una buona domenica e rimanete con noi con la Pallavolo Sestese, con la Maxitalia Giambofis, perché dovremo quantomeno riscattarci e poi far vedere che siamo capaci di giocare anche in altro modo, non come stasera. Serata storica. Dai. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao.